150 tra poliziotti, carabinieri e guardie di finanza circondano il quartiere Aranceto a Catanzaro. Il blitz nel Fortino Rom è scattato all'alba ed ecco l'operazione Alto Impatto, voluta dal ministro dell'Interno Piantedosi, che dopo Caivano tocca anche altre città con controlli e perquisizioni nelle zone più colpite da fenomeni di degrado come il quartiere Aranceto, situato alla periferia sud di Catanzaro, in cui è forte la presenza della criminalità Rom. In campo un imponente dispositivo di prevenzione con l'impiego di centinaia di militari e agenti impegnati in posti di blocco, perquisizioni, con la collaborazione dei vigili del fuoco e polizia locale e il supporto dei reparti speciali inviati dal ministro alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite. Obiettivo: ripristinare condizioni di legalità e sicurezza e ribadire che non esistono zone franche. L'operazione odierna, commenta il sottosegretario Vandaferro, si inserisce nell'ambito di un piano articolato di controllo del territorio e contrasto alla criminalità in provincia di Catanzaro, definito nelle diverse riunioni di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e partito nelle scorse settimane con l'operazione che ha interessato il Fortino Rom di località Ciampa di Cavallo alla Lamezia Terme e che proseguirà in maniera cadenzata nelle zone maggiormente interessate dai fenomeni di criminalità e degrado sociale. Per il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita l'operazione dimostra che lo Stato è presente, vigile e in grado di dare risposte ferme a chi pensa di poter imporre la propria legge su un territorio. Le intimidazioni e danni di alcuni imprenditori avvenuti nei giorni scorsi avevano riacceso i riflettori sulla questione sicurezza in città e per il presidente di Un'Industria Calabria, Aldo Ferrara, l'operazione Alto Impatto è un importante segnale di vicinanza a cittadini e imprese.